Ciao amiche e ciao amici, i tuoi pensieri cambiano la tua realtà. Questo sotto diversi punti di vista e per tanti motivi. Quel motivo più profondo è che noi siamo co-creatori della nostra realtà e quindi attraverso il pensiero possiamo modificare realmente le strutture di realtà percepite, passare da un universo a un altro. Quindi andare a esplorare nel multiverso una configurazione di struttura di universo conforme ai nostri pensieri. Questo è il modo più profondo in cui i pensieri possono trasformare la nostra realtà, ma esistono altre modalità, diciamo, che sono anche molto più percepibili e come dire, evidenti per noi esseri umani che non abbiamo la capacità di cogliere come i nostri pensieri agiscono veramente sulla struttura dell'universo. Però immaginate proprio in modo banale due persone che hanno dei pensieri completamente diversi su se stessi, agiranno nel mondo in modo completamente diverso. Se un uomo pensa di essere un fallito con le donne, di non saperci fare, di non valere nulla, quando incontra una o magari seduta vicino che lo guarda e gli sorride, lui inizierà a pensare che questa sta gerdendo di lui, che avrà visto qualche difetto, che lo sta magari prendendo in giro. Comunque si farà, interpreterà questo segnale sensoriale, un sorriso, in modo conforme a quelli che sono i suoi pensieri, in modo conforme a ciò che lui pensa di se stesso. Se è un altro uomo che invece ha l'idea, il pensiero di se stesso come un grande seduttore, come uno che piace alle donne, come uno che ci sa fare, nella stessa situazione, una donna che gli sorride inizierà a pensare: già è innamorata di me, è bastato uno sguardo e l'ho già fatta cadere ai miei piedi. E quindi lui si comporterà molto diversamente, approccerà questa donna in modo tranquillo, sicuro, già convinto che lei è innamorata e lei si innamorerà, perché lui saprà trasmettere questa sua convinzione. Quindi i nostri pensieri possono veramente trasformare la realtà, anche se non credete al fatto che attraverso il pensiero si può creare una configurazione di universo conforme al pensiero secondo la legge dell'attrazione. E in realtà se uno poi fa delle verifiche vede che non ha bisogno di crederlo perché sono manifestazioni reali, ma in modo più semplice, pensate a come i pensieri che avete su voi stessi, come nell'esempio che ho fatto, possono radicalmente trasformare l'approccio che avete col mondo. Quindi cambiate i vostri pensieri, cambiate voi stessi e cambierà tutto ciò che vi circonderà. Il più grande cambiamento del mondo che ci circonda possiamo farlo cambiando noi stessi. Questa è veramente una legge che ognuno può sperimentare, allora bisogna trovare il coraggio di cambiare. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!